se questo video anche arriva a 1500 likes, faccio un tunnel per le galline. Buongiornissimo, oggi mini video aggiornamento e vi faccio vedere cosa ho pensato anche per l'anno prossimo. Allora, questo qui è l'orto e vi avevo raccontato nel video anche un po' di tempo fa che avevo ciccato brutalmente qua l'impianto dei fagioli, però alla fine vedete che sono venuti fuori tutti, davvero una roba allucinante, non ci avrei mai scommesso una lira e invece è una bomba. Il problema adesso è andare poi a raccoglierli perché non ci passo in mezzo, che è un casino, però va bene, intanto li faccio fare i fagioli e poi a raccoglierli ci pensiamo dopo. Comunque, anno prossimo, cosa ho deciso di fare? Intanto qua ho riseminato a fine luglio questi fagioli qui, che sono il rosso di Pietragavina, varietà che sto portando avanti con l'università. Guardate che bomba. Qui devono ancora spuntare fuori, ma spuntano. Tolgo tutta la rete, tutti i pali dall'orto, perché mi servirà per un'altra cosa che vi faccio vedere dopo. Qui la tolgo proprio tutta, mi unisco fino a dove inizia la prima pianta lì del frutteto, quindi faccio praticamente una specie di rettangolo unico. Qui qualche ramo del noce lo tolgo, unisco tutti questi campi e faccio una recinzione elettrificata unica. Ok, quindi diventa tutto un mega, una specie di mega orto. Questi pali qui adesso vi faccio vedere cosa mi servono e cosa vado a coltivare. Allora, le fragole le risposto, nel senso che mantengo comunque la fila che c'è, questa qui, allungandola con le piantine nuove che si formano con gli stoloni, e comunque le fragole vengono bene qua. Cioè, vengono proprio bene. E sto pensando seriamente a fare un impianto. Adesso devo capire un po' di cose ancora. Quindi mi allargo anche, faccio aro tutto, in modo da unire, da togliere il dislivello, da sistemare anche qui comunque l'argine, e unisco tutto. E faccio le fragole, le risposto bene ai lati, allungando tutta la fila con il telo, le piantine nuove fino praticamente a lì, mi arriverà al cancello che poi non ci sarà più. Faccio un'altra fila di cipolle egiziane, quindi ciao Fabiola, ciao Sergio, grazie delle cipolle, le pianto tutte in una fila perché sono una cipolla fighissima, super mega resistente a tutto e al giorno d'oggi tra siccità, problemi, terreni, parassiti c'è bisogno di varietà resistenti e questa cipolla qui egiziana è veramente una bomba. Se la volete prendere ci sono i bulbi sul sito dell'azienda agricola Pachamama e vi lascio anche il loro canale in descrizione. Dopodiché qui vado a coltivare solo ed esclusivamente una fila di pomodori, mezza fila di pomodori solo per me. Tutto il resto faccio fagioli e fagiolini più piccoli. Questi fagioli qui faccio un impianto bello, grosso, spazioso, perché sono piante vigorose che hanno bisogno di spazio da lì fino in fondo. E lo stesso per quei fagioli lì, vediamo quante file mi escono con i semi che ho ancora a casa, questi qui è solo mezza fila, una prova per vedere se partivano anche a fine luglio e vedo cosa succede, perché coltivo solo ed esclusivamente quello che riesco a vendere, che voglio vendere e che ho in programma di vendere, perché altrimenti vedete che è un casino, già starci dietro alle cose è un casino ed è inutile faticare per cose inutili. Quindi dicevo, mantengo l'impianto con i pali che ho fatto, però invece dei tre fili, perché ho fatto l'esperimento ma non sono venuti bene, ci metto la rete, quella maglie, che rimane un impianto fisso per i fagioli. Almeno 2 o 3 anni li lascio nello stesso posto perché tanto non succede nulla. Ho la rete che tolgo da lì con i pali, faccio un recinto nuovo per le galline sopra, adesso faccio vedere, ma con una particolarità della Madonna, piccolo spoiler, se questo video anche arriva a 1500 likes faccio un tunnel per le galline. Allora, la mia idea è di fare qua il recinto e recintare praticamente dove ci sono queste piante qui fino a lì più o meno, una cosa del genere, in base poi ai metri di rete che vengono fuori, come viene l'impianto, così che anche chi vuole venire a fare aperitivo qua lo fa con le galline. La mia idea è di fare appunto un tunnel, qua faccio partire un tubo interrato sotto tipo galleria e poi lo faccio spuntare qua fuori. Nel frattempo anche qui le galline tutto bene, adesso sono nella fase di muta, infatti vedete che è pieno di piume per terra, lì c'è il posto con la chioccia e i pulcini, ci ho fatto un'aggiunta sia di lì anche là dietro che va a finire nella parte retrostante del pollaio, così hanno sempre l'acqua anche dietro e adesso sono un po', fanno meno uova perché appunto sono in muta. Cioè, volevo farvi vedere anche per la porta che funziona sempre. Cosa fai? Mi mangi il dito? Ma guarda, non mi mangiare il dito, eh.
come impostare gli orari di chiusura apertura, che è molto semplice, fate tutto dal sito. Ora si va sul sito della Run Chicken a cercare il configuratore. Sul configuratore vedete c'è opzione di apertura, opzione di chiusura, taggi impostazioni avanzate, come programmare la porta e programma della porta. Opzione di apertura è di default il sensore di luce. Voi mettete il timer, selezionate l'ora, in questo caso alle 9, 7 e mezza. Sensore di chiusura, sempre alle 8 e mezza. Qua c'è impostazioni avanzate, il ritardo di 20 minuti, quello che volete voi. Quindi avete salvato quello che avete fatto prima. Quando schiacciate inizia a programmare, dovete essere col telefono davanti al sensore. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui questo qua è la mia porticina con il sensore, no? Che è questo. Si deve tenere schiacciato il pulsante sotto finché non diventa blu. Dopodiché si molla il pulsante e si rischiaccia di nuovo e fa questo rumorino qua. Dopodiché si schiaccia, inizia la programmazione, si mette il telefono davanti al sensore. È andato a buon fine perché fa questo rumore qui e adesso è diventato verde. Spammate di like a questo video e direi che ci possiamo vedere ad una prossima lavorazione. No mistakes, wear my best suit, 'cause I cannot lose, bumping up my mood. There are too many options and they can take me down. Everything is now in place because I hold the edge.